Oggi, amici, facciamo memoria della Beata Vergine del Rosario, venerata nel santuario di Pompei. Fra pochi giorni, il 13, guarderemo a Maria apparsa a Fatima per annunciare il Vangelo che la preghiera del Rosario ci fa meditare. Queste piccole catechesi sulla preghiera mi sono state chieste da un amico che mi ha detto: come imparare a pregare? Rispondo: pregare si impara pregando, entrando in ciò che le nostre labbra pronunciano. Bene, ci soffermiamo ancora sull'Ave Maria. Mercoledì scorso, con le parole di Trilussa, si diceva: quando ti senti veramente solo, tu prova a recitare un'Ave Maria. Perché proprio un'Ave Maria? Perché la nostra solitudine, non un banale momento passeggero, ma la percezione che non bastiamo a noi stessi, può essere colmata e vinta solo da Dio. Ma non da un Dio lontano, il Dio dei filosofi, direbbe Pascal, il Dio di una religiosità naturale, ma il Dio che in Gesù Cristo è diventato il Dio con noi, facendosi uomo a Nazareth, nel grembo di Maria. L'Eterno Padre ce lo ha donato, ma è Lei che ce lo ha portato. A Lei, la Madre, noi ci rivolgiamo per accogliere questo dono. La chiamiamo Madre della Divina Grazia, sede della sapienza, causa della nostra gioia. Con l'angelo la chiamiamo piena di grazia, che caritomene, un nome nuovo che significa sei stata riempita della grazia di Dio. In te, Maria, c'è l'opera di un altro. In te è sceso l'amore infinito che colma ogni nostro desiderio e cancella ogni nostra solitudine. Tu ce lo hai portato e ce lo porti, Maria. Grazie. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.